Gentili telespettatori, come sempre vi ringrazio per essere assieme a noi a seguire le informazioni che Rai TV vi dà circa la cronaca della giornata. È una apertura d'obbligo in questo notiziario per le condizioni meteo. Ci siamo svegliati con una Sicilia che non ha niente a che vedere con l'appellativo di Isola del Sole, ma con una Sicilia che possiamo chiamare tranquillissimamente Isola della Neve. Certo, per chi non deve uscire, perché non deve andare in circolazione, è un fatto visivamente piacevole perché ci porta fuori dalla norma, ma per chi si deve muovere tante le difficoltà. Cominciamo a vedere che cosa è successo nella zona della Giarrese dell'autostrada. Sentiamo. I vari comunicati meteo ci avevano informato dell'ondata di freddo che si sarebbe abbattuta sulla nostra zona, ma mai avremmo pensato che la Befana ci avrebbe fatto un regalo così siberiano. La zona pedemontana e costiera del Giarrese e del suo hinterland ha visto una nevicata così intensa da ricordarsi a memoria d'uomo tra quelle che fanno la storia e della quale si parlerà in futuro. Bloccati i paesi collinari e viabilità in tilt, bloccata la statale 114 all'altezza di San Leonardello verso Acireale, transito bloccato sulla Catania-Messina per un camion slittato e messo di traverso, e questo ha portato la polizia stradale ad intervenire permettendo anche che i camion all'interno della carreggiata potessero tornare indietro. Mezzi della Polizia Stradale a fungere da safety car e a fare strada sulla Messina-Catania. Nella tarda mattinata la situazione è migliorata permettendo la riapertura della circolazione. La Polizia Stradale raccomanda prudenza nella circolazione, specialmente nelle ore tardo pomeridiane e serali, quando è più facile che possano esserci tratti gelati e quindi più pericolosi. Impossibile raggiungere gli impianti sciistici di Piano Provenzana per la troppa quantità di neve. Naturalmente anche il traffico in difficoltà per quanto riguarda la statale 120, quella che porta verso Randazzo Bronte. Si raccomanda da parte della Polizia Stradale la massima cautela e di mettersi in circolazione solo ed esclusivamente se c'è necessità. E adesso andiamo nella zona della Cese, ci parla Salvo Cutuli. L'annunciato maltempo di ieri sulle zone costiere ha esaltato il centro storico di Acireale e gli altri centri vicini interessati dalla fitta quanto inusuale nevicata. Negli scatti di un nostro telespettatore, Tony Pavone, la neve in poche ore ha ammantato Piazza Duomo ad Acireale e le città costiere, creando qualche disagio alla popolazione e agli automobilisti. Un anziano di Acireale è scivolato mentre passeggiava in Corsa Italia ed è stato ricoverato all'ospedale di Acireale. Non sarebbe in pericolo di vita. Nei prossimi giorni, immaginiamo, ci sarà tanto lavoro per le assicurazioni che dovranno dipanare le controversie tra gli automobilisti coinvolti in incidenti a causa delle strade ghiacciate. Le immagini girate stamane nella frazione di Loreto Balatelli, dove si è registrato il numero maggiore di incidenti stradali tra vetture in transito alla prima ora dell'alba. Analoga situazione nella zona di Piano d'Api. Un vero e proprio blocco del traffico si è registrato per alcune ore ai caselli di Acireale dell'autostrada Catania-Messina, con code che hanno interessato Viale Cristoforo Colombo. Il ghiaccio presente su più tratti dell'autostrada per ragioni di sicurezza ha costretto la Polizia Stradale di Giardini Naxos a chiudere il varco di Acireale in direzione Messina e deviare il traffico lungo le arterie interne. La situazione lentamente sta tornando alla normalità. Il sole ha sciolto la neve, eliminando i pericoli rappresentati dal manto stradale ghiacciato anche nelle frazioni a mare interessate dalla violenta burrasca di neve che ha innevato le borgate di Pozzillo, Cirichenti, Stazzo, Santa Tecla e Santa Maria La Scala. A preoccupare stamane sono le condizioni del mare mosso e del forte vento di maestrale che sferza tutta la fascia ionico-costiera. L'allarme maltempo dovrebbe concludersi entro domani. Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, invita i cittadini alla prudenza. Rimane solo qualche criticità, qualche problema nella zona un po' a monte, insomma, tra Pennisi e Loreto Balatelle. Per il resto si è normalizzato tutto, è stato qualche disagio nelle prime ore del mattino, come era, come dire, prevedibile, perché un po' di ghiaccio si è formato nelle varie strade, ripeto, soprattutto nel tratto a nord della città, perché nella zona di centro e sud non ci sono stati alcuni problemi. E qualche piccolo incidente, spiace per una persona anziana che da sola a piedi è caduto e ha dovuto andare appunto in ospedale. Per il resto credo la situazione sia normalizzata. Aspettiamo le prossime ore. Mi dicono che nella zona di Taormina, insomma, su Giarre, sta nevicando abbondantemente. E qui fortunatamente c'è il sole che ha rimesso tutto a posto. Ci stiamo preparando per la nottata, per la prossima nottata con delle macchine appunto spargisale, e dobbiamo semplicemente dire ai cittadini
qualora si verificasse nuovamente quello che è successo stamattina, di mettere le catene e di uscire da casa con delle catene, soprattutto nelle ore che vanno, insomma, dalle mattinate, dalle 6 alle 9, alle 10, perché con le catene questo problema chiaramente non si viene a creare. Tra l'altro è anche obbligo di legge che nel caso appunto di strade ghiacciate vengono appunto messe le catene. E la cosa che normalmente non vediamo, non ricordiamo, a cui non facciamo caso, è che in condizioni meteo di quel genere che abbiamo visto e che stiamo vivendo, ci sono delle persone che sono in grossa difficoltà, i famosi homeless, senza casa, coloro i quali non hanno punti di riferimento, e spesso in situazioni di questo genere possono esserci fatti anche tragici. E la Croce Rossa, il Comune di Catania e altri si sono attivati per cercare di aiutare. Sentiamo Sara Rinaudo. Dormiva in un edificio abbandonato nei pressi dell'imbarcadero di Messina, dove è stato trovato morto assiderato. Anche in Sicilia il gelo di questo weekend dell'Epifania sta mietendo vittime. È un clochard 45enne di origini rumene, il quarto senza tetto deceduto nello stivale in poche ore a causa del freddo. A Catania, vista l'eccezionale ondata di gelo veicolata da forti venti di burrasca, è stato approntato un piano di emergenza per dare soccorso ai più vulnerabili. La parte maggiore con l'ok del comune a carico della Croce Rossa, che da ieri sera è presente in Piazza della Repubblica, luogo simbolo dell'emergenza dei senza tetto a Catania. In questa tenso struttura la notte scorsa hanno trovato rifugio 40 persone. Non è stato semplice montarla, c'è anche abbastanza vento. Sì, è una struttura piuttosto importante, centro medico quadri, quindi noi durante la sera proprio non abbiamo avuto, però nelle attività ora di pulizia, perché ogni mattina poi va sanificata, il vento piuttosto importante dà un po' di problemi, ma ancora andola bene, sarà solida come sempre, e quindi anche questa notte siamo pronti ad ospitare le 40 più persone che avranno bisogno di una risposta qualificata. Un'enorme tensostruttura riscaldata grazie a questa pompa di calore esterna, un gruppo elettrogeno per l'elettricità ed una cambusa che fa da magazzino per coperte, brandine e cibo. Il comune fa da centro di coordinamento della rete di associazioni impegnate. A disposizione dei senza tetto sono inoltre stati ricavati altri spazi, spiega il vice sindaco Marco Consoli. Oltre alla tensostruttura della Croce Rossa, noi abbiamo aperto una struttura sportiva, un impianto sportivo che è il Palaspedini, più l'ex deposito delle ferrovie, che è sempre di proprietà del comune di Catania. Quindi vi sono due strutture che insieme alla tensostruttura della Croce Rossa potranno accogliere tutte quelle persone, singole e in famiglia, che hanno bisogno di un tetto dove stare. Queste strutture quanto rimarranno a disposizione? Dipenderà dalla temperatura, nel senso che rimarranno a disposizione sino a quando ci sarà qualcuno che avrà bisogno di dormire in una struttura protetta. Adesso andiamo ad Aci Sant'Antonio. È morto dopo lunga malattia l'ex deputato Salvatore Urso, aveva 92 anni, è stato un esponente di spicco della Democrazia Cristiana e ricoprì numerosi incarichi istituzionali sino ad essere sottosegretario per gli Irdanverdi straordinari nel Mezzogiorno. Ma una delle sue opere più importanti è quella di essere stato sindaco di Aci Sant'Antonio dal 69-70 fino al 1993. È un uomo che è molto fece per quanto riguarda tutte queste zone, alla famiglia il cordoglio anche da parte nostra. E adesso una buona notizia, anche se per quanto riguarda la Sicilia non ci sono tante buone notizie, ci riferiamo alla Lotteria Italia, la cosiddetta lotteria di Capodanno. E sono stati vinti il premio dei 5 milioni, è stato vinto a Ronica in provincia di Bergamo. Nel meridione solo a Cosenza si è fermata la Befana con il secondo premio di 2 milioni e mezzo. E diversi premi sono giunti invece a Milano, quali quello di 1 milione e mezzo. Pensate, sono stati venduti 8.805.004 biglietti con un incremento dell'1,3%. I biglietti che prendono soldi sono 250. Per quanto riguarda la nostra terra, un biglietto da 50.000 euro è stato venduto a Catania, mentre a Pedara c'è il tagliando che vedete del biglietto che ha vinto 25.000 euro nella tabaccheria del corso della famiglia Consoli, con il biglietto appunto D45-21-25. Bene, con
la speranza che ci si possa in qualche modo così vivere in maniera migliore, anche perché chi vince 5 milioni di euro, ahimè, forse non lo sapremo mai, ma quelli che vincono cifre minime, se non altro, possono avere qualche soddisfazione in più. Adesso invece siamo alla coda delle feste natalizie. Ieri la Befana, l'ultimo giorno, in particolare nella zona di Santa Tecla si è tenuta una manifestazione relativamente al presepe vivente. Sentiamo. Nella borgata di Santa Tecla, frazione marinara di Acireale, inaugurazione ieri sera del presepe vivente messo in scena nella cripta dell'omonima chiesa, animato dai fedeli che hanno preso parte all'evento che verrà rappresentato sia la domenica sera. Adulti e bambini di ogni età hanno preso parte alla sacra rappresentazione della Natività, esaltando i mestieri e le tradizioni locali della frazione, la cui economia si basa principalmente sulla pesca, la ristorazione e l'artigianato. Un centinaio tra maestranze che hanno preparato le scene e comparse abbigliate nel rispetto delle tradizioni hanno animato il presepe vivente che ha richiamato i residenti del posto, intrattenuti dalla distribuzione di cibari e preparate per l'occasione, ceci e ciambelle calde per combattere il freddo di queste ore che ha interessato anche le zone costiere della Cese con copiose nevicate. La sacra rappresentazione organizzata dai parrocchiani e dal parroco Don Alfredo Danna attira visitatori da tutta la zona di Acireale e della costa ionica. In scena le merlettaie, il fabbro, i musicisti, chef improvvisati che hanno cucinato e offerto ai visitatori le pietanze preparate per l'occasione, anche i re magi hanno fatto la loro comparsa tra gli interpreti della serata che verrà replicata ancora stasera e domani sera nell'allestimento della cripta della chiesa rivisitata per l'occasione dai parrocchiani che ogni anno inscenano il presepe vivente con intrattenimento culinario molto apprezzato dai visitatori. E sono stati meno fortunati, anche se sono stati coraggiosi, gli abitanti del piccolo centro di Tagliaborsa che hanno voluto anche loro partecipare di quello che è il ricordo della nascita di Gesù. Sentiamo. Anche la piccola frazione di Tagliaborsa nel Giarese ha voluto far rivivere quello che è l'avvenimento più gioioso dell'anno, la Natività di Gesù. E quest'anno l'atmosfera non ha fatto altro che aggiungere quel tocco particolare ogni volta noi che abitiamo in questa zona immaginiamo, ma che ieri sera invece era reale. Ad aiutare gli organizzatori tutti gli abitanti che si sono prestati a fare i figuranti e a rendere così vivida la scena di un avvenimento storico avvenuto oltre 2000 anni fa, ma vissuto sia dai credenti che non come momento pregnante di significati umani ma eterni. Pace, affettività, condivisione, capacità di stringersi attorno a chi ha bisogno o soffre. Proprio il momento storico che stiamo attraversando ha bisogno di queste qualità dell'uomo che quando vuole sa essere grande. Adesso andiamo a Zafferana, dove si è ufficialmente insediato il nuovo comandante della Polizia Municipale che subentra Salvatore Prastani, andato in quiescenza, cioè in pensione, alla fine del 2016. A presentarlo il sindaco di Zafferana, il dottor Alfio Vincenzo Russo, che lo ha accolto. Si tratta di Gian Maria Rossetti, di 42 anni, che proviene per distacco dal comune di Noceto in provincia di Parma. L'incarico ha carattere di temporaneità, ovvero sia sino al conferimento definitivo che dovrà avvenire attraverso tutte quelle che sono le procedure previste dalla legge. Nel corso di un incontro che si è tenuto nella sala consiliare del municipio di Zafferana, il comandante è stato presentato ai componenti del Corpo di Polizia Municipale, che ha 14 unità tra agenti ed ausiliari, a cui si aggiunge una impiegata amministrativa ed uno tecnico. Naturalmente il sindaco ha ringraziato il nuovo comandante, gli ha augurato un buon lavoro a Zafferana, spiegandogli anche che abbiamo una cittadina che è all'avanguardia per quanto riguarda molte risorse, per quanto riguarda anche il comportamento dei cittadini. Bene. Adesso andiamo ad una realtà che stiamo vivendo in questi giorni, ovvero sia quella del meteo. Ce ne siamo accorti, lo abbiamo visto sulla nostra pelle, abbiamo prestato attenzione, vi abbiamo raccomandato di non eccedere per quanto riguarda la strada, di essere molto molto cauti perché le insidie possono essere dappertutto. Ma cosa ci aspetterà nei prossimi giorni? Sentiamo. Cosa accadrà nelle prossime ore?
Allora, nelle prossime ore semplicemente si manterrà ancora questa situazione di freddo che possiamo definire storico, con possibili ancora nevicate sulle nostre zone, anche se ciò che darà maggiormente problemi sarà il ghiaccio sulle strade. Lo stiamo vedendo anche in queste ore, tutti i disagi che si stanno verificando. Quindi ancora neve stasera e domani? Allora, la neve potrebbe ripresentarsi nuovamente in serata. Domani non credo che possano esserci le nevicate che già ci sono state in queste ore. Tuttavia si può ripresentare una sorta di colpo di coda anche nella giornata di lunedì e addirittura martedì. Magari non arriverà a nevicare sulla costa, Santa Maria della Scala ad esempio, visto la neve, non si registrava un evento simile da decine e decine di anni. Però potrebbe ancora presentarsi la neve a Zafferana, a Fleri, cioè intorno ai 400-500 metri di quota ancora potrebbe presentarsi fino a martedì. È un fenomeno eccezionale, i grafici che stiamo vedendo lo mostrano, sono temperature record per la Sicilia. Esattamente, questa ondata di gelo si può definire storica proprio per la portata della massa d'aria che proviene appunto dalla Siberia, in maniera diretta dalla Siberia. E ha raggiunto dei picchi davvero da record, specialmente in quota. Sull'Etna, ad esempio, a Serralanave si sono raggiunte temperature all'ordine di meno 13, meno 14 gradi. E di conseguenza, appunto, questa massa d'aria ha fatto sì che la neve si presentasse davvero in luoghi insoliti. Anche sul mare? Anche sul mare, sulle barche, a Catania. L'unica zona in cui non si è vista neve è la zona che ricade nel cosiddetto cono d'ombra dell'Etna. L'Etna in pratica ha fatto da muro alle correnti provenienti da Settentrione su un tratto di territorio che va da Trecastagni a San Gregorio. Tant'è vero appunto che in questa zona non si è vista assolutamente neve. E anche vedete, questi sono gli aspetti della Sicilia che si presenta in vario modo, una Sicilia che è sempre isola del sole, tant'è vero che nella zona del cono d'ombra dell'Etna non ha voluto che arrivasse la neve. Adesso cambiamo un po' decisamente argomento, ridiventiamo seri e andiamo a Catania. Ci sono grossi problemi, c'è movimento per quanto riguarda la MT e il suo presidente Puccio La Rosa. Si sono diffuse delle notizie contrastanti fra di loro, come se gli fosse stato tolto l'incarico o meno. Logicamente diamo le notizie così come la cronaca ce li dà, ma è chiaro che la verifica più importante deve essere fatta dal soggetto direttamente interessato. Noi siamo andati a incontrare Puccio La Rosa, lo ringraziamo perché pur nella giornata quasi festiva è stato a nostra disposizione. Sentiamo. Bufera sull'azienda metropolitana Trasporti di Catania, almeno nei botta e risposta tra chi addita il CDA e chi è stato chiamato in causa sin dalla sua nomina. Nessuna revoca, ci tiene a precisare il presidente Puccio La Rosa, e nessun commissario, semmai un procedimento giudiziario che dovrà fare il proprio corso, dopo che il collegio sindacale dell'azienda ha impugnato la nomina dello scorso settembre. L'udienza davanti al Tribunale Civile il prossimo 28 aprile. Nel frattempo nulla è cambiato nella gestione, assicura La Rosa. Andremo, per quanto mi riguarda, a riconfermare che tutti i requisiti che sono previsti dallo statuto dell'azienda metropolitana trasporti sussistono nella mia persona. Io peraltro vorrei chiarire, anche per tranquillizzare un po' tutti, che mi sono munito di più pareri in merito, oltre ad avere depositato ampia documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti in mio capo, e uno di questi pareri è espresso da una persona che sicuramente è competente della materia, che è il professore Agatino Cariolo, ordinario di diritto pubblico all'Università di Catania, e che ha chiaramente, diciamo, indicato nella mia persona con un parere pro veritate l'esistenza di tutti i requisiti. Mai pensato di dimettersi proprio per porre fine a queste polemiche? Guardi, io non credo che le dimissioni per polemica rappresentino uno strumento per gestire bene qualcosa. Fra l'altro ritengo che le polemiche che ci sono delle polemiche interessate. Fra l'altro vorrei dire una cosa a tutti: se ridurre i costi delle assicurazioni di 400.000 euro l'anno, se eliminare una serie di convenzioni capestro, se andare a riorganizzare il settore del personale significa non avere le competenze, allora sicuramente io le competenze non ce l'ho. Se viceversa queste cose che sono riuscito a fare in pochi mesi insieme a molte altre significa avere le competenze, credo che ho dimostrato con i fatti.
Gentili telespettatori, siamo alla fine del nostro appuntamento, non ci sono notizie dell'ultima ora. Vi ringrazio come sempre per essere stati assieme a noi. Vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo su internet cliccando al sito che vedete in sovraimpressione. A questo punto un buon fine settimana. Il meteo è offerto da... Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83. Queste le condizioni meteo della giornata di domani. Nel catanese un sole che farà capolino fra le nubi, mentre nel messinese sono possibili delle precipitazioni nevose, così come nel palermitano e nel trapanese. Calmo il Mar Tirreno, mosse sia il Mediterraneo come lo Ionio. Temperature naturalmente molto basse, 0 Catania la minima, 8 la massima. Il meteo è offerto da... Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83.